Villa Strade Vaiano, 19-26 giugno 1944, sul fronte della linea del Trasimeno, dell'autore Giacomo De Ponti, originario di Villa Strada, generale dell'aeronautica in congedo, che ha fatto questo bel lavoro. Ve l'assicuro, chi non ha avuto l'opportunità di sfogliare questo libro, di leggerlo, glielo consiglio assolutamente. Bello anche solo da vedere graficamente, un libro ricco di foto, di documenti, di cartine, anche inedite. Infatti ha svolto un lavoro di circa 2 anni esatto per realizzarlo, attraverso il lavoro sugli archivi, quindi ci sono anche documenti inediti. E ecco, si racconta questi 7 giorni che hanno segnato profondamente questo territorio, e l'autore ovviamente adesso ci spiegherà un po' il contesto storico, quello che avvenne proprio fisicamente su queste terre, dove morirono tanti ragazzi provenienti da vari angoli del mondo, ragazzi di 20 anni, perché la guerra la fanno i ragazzi e spesso la vogliono gli adulti invece, e dove morirono tantissimi anche civili, purtroppo. E le testimonianze di quei drammatici giorni sono tuttora presenti, e infatti ha svolto anche un ottimo lavoro, un bellissimo lavoro sul territorio per la ricerca delle tracce ancora presenti, che sono ancora tante, sono tanti ancora i segni sulle mura delle case qua attorno che si possono vedere, che sono registrati sul libro. Un lavoro sulle vittime, chi erano, le foto di alcuni di loro. E per cui ecco, un grande lavoro che prosegue quello svolto con un altro libro sulla storia di Villa Strada, sempre realizzato dal generale qualche anno fa, credo, non ricordo di preciso. E grazie anche a Ivana, che è qua con noi, con cui negli anni passati, quando era assessore alla cultura, abbiamo svolto un bel lavoro di ricerca e divulgazione su queste vicende che hanno segnato profondamente il nostro territorio, che magari sono state, si parlava genericamente di passaggio del fronte senza rendersi conto di cosa era veramente successo qua attorno, quanti morti, quante distruzioni ci sono state. E va bene, per dopo magari io ora lascio la parola all'autore, e se dopo ci sono curiosità, ovviamente ecco, anche per questo. Grazie a tutti di essere intervenuti, buonasera. La presentazione è stata, penso, più che esaustiva. Sono nativo di Villa Strada, tutti mi conoscete, molti mi conoscono. Riprendo alcune delle sue parole per giustificare il motivo che mi ha portato ad approfondire un brano di storia del nostro paese e dei paesi che stanno a noi vicini, perché la curiosità innanzitutto spinge l'uomo a sempre cercare notizie intorno a sé, ma poi anche perché ho voluto, sia con il primo libro, che grazie di averlo citato, ha voluto tracciare la storia di questo paese, e col secondo libro, questo di cui parliamo stasera, ho voluto approfondire un tema molto particolare, anche se doloroso, ma che comunque fa parte della storia. Quindi la curiosità di approfondire, ma soprattutto la volontà di non dimenticare quello che è stato il nostro passato. Purtroppo gli anni passano, i testimoni attivi, gli attori attivi e i testimoni di quello che è successo se ne vanno con il tempo, quindi alle generazioni nuove rimane ben poco se non lasciamo scritto quello che è la nostra esperienza di vita. Quindi sia nel primo caso del libro sulla storia di Villa Strada, sia nel caso di questo che ho voluto allargare ad unire Villa Strada e Vaiano, infatti il titolo è evocativo, perché quello di cui parleremo stasera ha coinvolto drammaticamente 2 paesi che sono vicini, confinano e che da millenni sono uniti da una storia che ormai si confonde e non è più separabile.
a partire da quando erano un'unica parrocchia sotto un'altra reggenza, alle storie secolari successive, fino all'ultima storia narrata in questo libro del passaggio del fronte, che le ha unite sempre di più, e vedremo perché. Questo libro quindi narra di due protagonisti principali, come avete visto nel primo spezzone, parla di soldati che qui hanno combattuto e che qui sono morti, e di uomini e donne che erano le nostre famiglie, che in questo turbinio di guerra hanno dovuto adattarsi, hanno dovuto sopravvivere e hanno dovuto poi continuare a vivere, subendo talvolta anche i drammi del passaggio del fronte. Tanto per venire cronologicamente alla costruzione del libro, il libro parte da un inquadramento storico di quello che avvenne intorno a noi, macroscopicamente, per scendere poi nel dettaglio a quello che sono gli eventi bellici di cui le nostre case e i nostri avi sono stati testimoni. Tutto questo serve perché dobbiamo capire che mentre noi parlavamo di passaggio del fronte come un evento che forse tutto sommato a distanza di tanti decenni non lascia più tante tracce, se non nelle famiglie che l'hanno subito drammaticamente con perdite, non ci rendiamo conto, perché la storia non ce lo ha narrato, è una storia forse piccola quella che ha girato intorno ai nostri paesi, ma non di meno non è una storia importante, e difatti lo fu, perché quello che noi chiamiamo passaggio del fronte nelle nostre zone fu in effetti invece una delle vicende belliche, non dico la più importante, tra le più importanti, ma sicuramente non secondaria di quelle che avvennero nel 1944. Dobbiamo immaginare lo scenario, era uno scenario drammatico per noi italiani. I tedeschi, dopo la caduta del fascismo, i tedeschi avevano invaso l'Italia e praticamente avevano soggiogato l'intero paese. Gli alleati stavano disperatamente cercando di risalire l'Italia da sud verso nord per spingerli prima possibile oltre le Alpi, per poter poi dominare il Terzo Reich tedesco anche da sud, oltre che dalle altre direttrici. Da est spingevano i russi e da ovest, ricordiamo, noi stiamo parlando periodo 19-26 giugno del 44, da ovest gli alleati sbarcarono in Normandia ai primi di giugno. Contemporaneamente ci fu un evento macroscopico in Italia, sempre i primi di giugno, la liberazione di Roma, la capitale, fu una delle più grandi città, la prima capitale dell'asse che cadde. Quindi la situazione per i tedeschi in Italia era veramente drammatica. I tedeschi iniziarono la guerra con una guerra offensiva, la Blitzkrieg, che quindi guerra di conquista, e dal 43 in poi invece erano ritornati a fare una guerra di difesa, chiamiamola così. Quindi risalivano l'Italia difendendosi e combattendo, perché entrambi gli opponenti, quindi gli alleati, che nella fattispecie in Italia erano essenzialmente l'ottava armata inglese e la quinta armata americana, dovevano avvantaggiarsi del tempo, mentre i tedeschi dovevano guadagnare tempo. Tutto questo perché? Per ritardare i tedeschi e per anticipare gli alleati la caduta delle fortezze tedesche, per poter dilagare poi nella pianura padana. Per fare questo i tedeschi, e arriviamo al motivo della linea del Trasimeno che troviamo nel titolo del libro, i tedeschi si ritiravano da sud a nord attestandosi su roccaforti orografiche, quindi su colline e su colline e su postazioni sopraelevate, costituendo delle linee di difesa che andavano generalmente da est a ovest, e così facendo guadagnavano il tempo necessario mentre gli alleati cercavano di scalzare queste linee di difesa per arroccarsi sulla linea di difesa successiva. Così vediamo che
Ai primi di giugno gli alleati, riuscendo a rompere le linee difensive a nord di Roma, riuscirono a liberare Roma. Dopo Roma, la linea di difesa successiva, tra le tante intermedie, più importante che stavano costruendo era la linea gotica sull'Appennino a nord di Firenze, e che era una linea che doveva servire per arrestare gli inglesi, arrestare le truppe alleate e ricacciarle a sud. Quindi quella era la linea oltre la quale gli alleati non avrebbero dovuto salire. Di conseguenza, dalla conquista di Roma fino all'arrivo alla linea gotica, i tedeschi dovevano a tutti i costi fermare gli alleati. Il punto più nevralgico dove i tedeschi si attestarono e per anche specifico ordine di Hitler trasformarono quello che per loro era una ritirata in una difesa a oltranza era la linea del Trasimeno, quella che si chiamò linea Albert Frieda per i tedeschi perché partiva dal Tirreno fino all'Adriatico nel tratto centrale attraversando il lago Trasimeno. In quel tratto fu chiamato linea del Trasimeno, derivandola dall'inglese Trasimene Line. Quindi noi, i nostri paesi, per una circostanza strategicamente voluta, e quindi non occasionale, perché se poi dopo andiamo a vedere come siamo fatti orograficamente qui intorno, capiamo il perché questi piccoli paesi, che sulle mappe militari sono dei puntini insignificanti, diventarono invece nevralgici e quindi sede di combattimenti molto aspri. La linea del Trasimeno quindi fu attestata dai tedeschi in quella che era una congiungente che partiva dalla pendice sud del lago di Chiusi, saliva su Avaiano, da Avaiano intermedio tra Villastrada e Avaiano, diciamo all'altezza tra Chiucchiurlotto e le prime case di Vaiano Bassa, esattamente passava in località Pittore, se c'è qualcuno di Vaiano che sa esattamente dov'è, attraversava fino al lago Trasimeno toccando la sponda alla Carraia. Su questa linea tra Chiusi e il lago Trasimeno, non contenti di avere posizionato delle roccaforti estremamente valide per dominare tutto ciò che stava sotto, quindi Villastrada, Vaiano soprattutto, Frattavecchia, Casamaggiore e via così, in questo tratto di fronte si attestarono tre delle divisioni più agguerrite e più potenti che i tedeschi avevano in Italia. In particolare, per quanto riguarda la nostra zona, noi avevamo in casa, da Chiusi fino a quasi Vaiano, sotto diciamo in zona Chiani, c'era la prima divisione corazzata Hermann Göring, che era una divisione estremamente determinata, estremamente armata, soprattutto di forze corazzate. Da Chiani fino a Vaiano, il tratto di fronte era dominato dalla prima divisione paracadutisti, quelli che erano chiamati per la loro veemenza combattiva i Diavoli Verdi. I Diavoli Verdi di Monte Cassino erano coloro che dopo la distruzione di Monte Cassino si attestarono e dettero filo da torcere agli alleati perché usavano in modo estremamente valido tutti gli anfratti e le macerie che ne conseguirono. Lo stesso successe a Vaiano, come vedremo. Da Vaiano fino alle pendici del lago c'era un'altra divisione corazzata tedesca e quindi, come vediamo, il dispositivo che i tedeschi avevano messo in opera era estremamente forte. Le truppe che avevano e gli armamenti che avevano erano assolutamente di prima qualità. I carri armati tedeschi erano tra i più potenti che c'erano a disposizione in quel momento. Le truppe erano veterane sia dei combattimenti in Nord Africa, le truppe tedesche avevano combattuto ad El Alamein in Tunisia, erano sbarcate in Sicilia, avevano combattuto a Roma, avevano combattuto a Cassino, avevano combattuto a Roma, quindi quelli che fronteggiavano gli alleati qui erano truppe assolutamente in grado di combattere con la più forte determinazione. Anche gli alleati erano forti, avevano l'intera ottava armata che fronteggiava questa
questa linea del Trasimeno, ed avevano anche comandanti estremamente validi, perché anche loro avevano fatto lo stesso percorso, mentre i tedeschi lo facevano in fuggita, loro lo facevano in avanzata. Quindi anche gli inglesi, per quanto riguarda la nostra zona, inglesi e canadesi, erano ben ferrati. Come ho detto all'inizio, non si aspettavano la determinazione che i tedeschi avevano messo nel difendere questa che sembrava loro una zona, diciamo, tutto sommato facilmente scavalcabile. Difatti, quando gli inglesi si affacciarono, la prima delle nostre città che fu liberata, intorno al 17-18 di giugno, fu Città della Pieve, e da lì sciamarono lungo quelle che erano le direttrici che dovevano prendere per avanzare verso nord, verso Castiglione del Lago, Cortona, Firenze. Si divisero in tre direttrici. Una divisione doveva correre lungo, da Chiusi, lungo la via la Val di Chiana. Una divisione doveva correre lungo la statale Umbro-Casentinese e una divisione doveva correre sulla via di Crinale, che è la nostra, quella che da Moiano sale a Cantagallina, Poggi, Villastrada, Vaiano, Gioiella e poi va verso Casamaggiore, Fratavecchia, Pozzuolo, eccetera, eccetera. Di queste tre divisioni, naturalmente, caso volle che la divisione inglese che fu destinata a percorrere le nostre strade, quelle che noi percorriamo tutti i giorni, non solo trovò l'ostacolo dei tedeschi estremamente ben attestati inizialmente tra Poggi, Cantagallina, Villastrada e poi finalmente su Vaiano, perché si resero conto che Vaiano, essendo più alta, poteva dominare, era una postazione di maggior influenza dal punto di vista difensivo. Ma lì qui trovarono, anche gli altri ma con minore effetto, trovarono gli effetti del maltempo, che fu determinante anch'esso per influenzare le capacità di avanzata dei soprattutto dei mezzi corazzati alleati. In quei giorni, tra il 19 e il 26, piove molto intensamente, quindi tutte le nostre strade, che all'epoca non erano asfaltate, tutti i nostri campi, erano ridotti a delle masse di fango densissimo. E pensate che tra le numerose perdite di mezzi corazzati, che in questo caso erano canadesi in appoggio alle truppe inglesi, tra i motivi di maggiore perdita non furono le cannonate tedesche, ma furono gli impantanamenti e le perdite conseguenti dovuti al fango, e al fango misto ai tentativi di passaggio in mezzo alle nostre vigne, perché i cingoli dei carri armati, già impantanati nel fango, si aggrovigliavano con il filo di ferro e quant'altro, e quindi rimanevano bloccati. Dopodiché, una volta che il carro armato è immobilizzato, diventa facile preda di qualsiasi arma, anche non potente, anche non specifica contro carro. Fu così quindi che nella notte del 19 la divisione, due battaglioni inglesi, adesso non sto a perdermi nei numeri perché diventa complicato poi anche descriverli, due battaglioni inglesi nella notte del 19 mossero da Moiano, salirono uno per la strada dei Poggi, uno per la strada di Cantagallina. Lì ebbero facile ragione delle prime retroguardie tedesche, vi furono sporadici combattimenti di mitragliatrici e dilagarono subito su Villastrada. Villastrada era presieduta da qualche manipolo di tedeschi, non vi erano grosse formazioni di tedeschi perché i tedeschi già si stavano arroccando su Vaiano. Vaiano e Villastrada aveva due battaglioni di tedeschi, ma i battaglioni tedeschi erano molto meno numerosi dei battaglioni inglesi, perché non avevano avuto rinforzi. Un battaglione tedesco si poteva attestare ragionevolmente intorno ai 100-150 uomini, i battaglioni inglesi viaggiavano nell'ordine dei 300 uomini. Carri armati, gli inglesi ne avevano molti, avevano una brigata corazzata canadese divisa tra Villastrada, Vaiano e un reggimento
a San Fatucchio, e i carri armati inglesi qui ebbero, come dicevo, una vita abbastanza dura. Ne persero molti, poi vi faccio vedere anche due in modo particolare dove. Quindi dicevo, la notte del 19 Villa Strada fu attaccata, ebbero facile ragione, Villa Strada fu liberata entro il mezzogiorno del giorno 20 e i due battaglioni presero posizione. Un battaglione prese posizione come comanda Villa Strada, uno a Poggi, perché scusate, a Cimbano, perché ovviamente Cimbano aveva una visuale diretta su Vaiano e quindi da lì potevano dirigere i tiri delle artiglierie, che vennero posizionati a Villa Strada, esattamente qui dietro di noi, e in mezzo al paese c'erano anche altri cannoni. Tra il 20 e il 22 i due battaglioni inglesi, che erano, come ho detto, molto più forti dei battaglioni tedeschi, ma non erano altrettanto ben consolidati sul terreno, provarono a sfondare. Nella mattina del 20 due carri armati inglesi cercarono di sfondare la linea tedesca a Vaiano, e come fecero la curva di Chiurlotto, per chi conosce Chiurlotto è il primo il quadrivio che sta tra metà strada tra Villa Strada e Vaiano, come girarono e scoprirono la loro mole di fronte al Vaiano, vennero immediatamente fatti fuori da due colpi di cannone tedeschi. Faccio una breve parentesi. Quello che vi racconto e che cerco di sintetizzare in modo estremo proviene sia dalla lettura dei diari storici dei reparti che hanno combattuto, sia dalle numerose testimonianze che fortunatamente ancora oggi sono riuscito a recuperare, sia a Villa Strada che a Vaiano. A Vaiano soprattutto grazie a tre ragazzi che anni fa ebbero la felicissima idea di intervistare i nonni e i loro coetanei, e quindi oggi, pur nella scomparsa di queste persone, abbiamo una testimonianza registrata che mi ha aiutato tantissimo a ricostruire quello che i diari storici a volte non dicono dal punto di vista del dettaglio tattico. Addirittura ho avuto delle testimonianze estremamente toccanti su quello che era la paura estrema che faceva a tutto alla popolazione di Villa Strada e Vaiano della famosa mitragliatrice che era sopra al campanile di Vaiano. Il campanile di Vaiano fu un obiettivo estremamente pagante per gli alleati, perché in cima al campanile di Vaiano, che se noi possiamo ci guardiamo intorno da qualsiasi quota noi osserviamo è il punto più alto, lì sopra i tedeschi chiaramente ci avevano posizionato una vedetta, un punto di osservazione con la sua bella mitragliatrice. Quindi da quella postazione, considerando che le mitragliatrici hanno un campo di azione che quella mitragliatrice è stato provato che ha cercato di colpire il punto di osservazione inglese che stava sul campanile di Villa Strada, e il campanile di Villa Strada ci sono ancora conficcati pallottole della mitragliatrice tedesca, potete ben immaginare che tale era la distanza che comunque quelle armi offendevano. Una testimonianza molto, molto toccante è stata quella di un cittadino di Villa Strada che si è salvato dall'intervento di questa mitragliatrice, perché stava in un campo e nell'attraversare questo campo si vide fatto segno da colpi di questa mitragliatrice, ebbe la furbizia di buttarsi, di nascondersi immediatamente dietro una balla di fieno, di quelle che stanno, che troviamo in mezzo, e vide proprio la rosa di questo colpi di mitragliatrice che si fermarono invece che sulla sua schiena, sulla balla. Torniamo a noi. Quindi questi due carri armati furono le prime avvisaglie per i due battaglioni inglesi che le cose erano serie. E difatti questi due battaglioni dal 20 al 22 non riuscirono minimamente a scalfire il dispositivo tedesco. Subirono perdite e le operazioni si stavano così rallentando rispetto alla progressione degli altri due che stavano proseguendo, delle altre due direttrici, una sulla Val di Chiana e una sulla strada statale, che il comando inglese preferì avvicendare, quindi sostituire questi due battaglioni con battaglioni più freschi. Ci ricordiamo che la situazione era resa molto difficile per gli alleati, perché nel frattempo
tra il 20 e il 22 era caduto San Fatucchio, un'enorme battaglia, sicuramente più violenta di quella di Villastrada Vaiano, aveva però indebolito criticamente i tedeschi che si stavano ritirando verso Castiglione del Lago. I tedeschi di Vaiano e Villastrada erano ancora lì, il 22, quindi gli americani decisero di buttare in campo altre forze più fresche, sostituirono i due battaglioni con altri due battaglioni che nella sera del 23 presero le stesse posizioni, uno a Cimbano e uno a Villastrada. Questi due battaglioni erano decisamente più forti, avevano un maggior numero di carri armati e avevano anche un maggior numero di cannoni semoventi, quindi entrò in gioco l'elemento decisivo che era l'artiglieria. E fu così decisivo l'intervento dell'artiglieria per scardinare la difesa tedesca che Vaiano purtroppo ne venne quasi completamente distrutta, perché la tattica degli alleati, ma non solo degli alleati, forse per loro era più evidente perché avevano più quantità di forze, di armamenti, la tattica degli alleati era quella di dire: per costruire un carro armato mi ci vuole un giorno, per sostituire un soldato mi ci vogliono 20 anni, quindi meglio che faccio distruggere artiglieria e carri armati piuttosto che farmi ammazzare i soldati. E questa fu la loro tattica di attacco, mandarono avanti i carri armati, mandarono avanti artiglierie semoventi, spararono migliaia di colpi di mortaio e il Vaiano fu, a un certo punto, c'è una testimonianza che ho trascritto dal diario di guerra di un soldato inglese che osservava da Cimbano, diceva: Vaiano è praticamente oscurata da una immensa nube di fumo e in questo momento mi sembra di ritornare ai momenti di Monte Cassino. Monte Cassino sappiamo tutti che fu praticamente rasa al suolo da migliaia di tonnellate di bombe americane e inglesi. La stessa, è significativo questo passaggio, perché la stessa impressione di bombardamento devastante mi è stata riportata da una testimonianza di una signora di Villastrada che era sfollata e che osservava da Paciano. Lei da Paciano vedeva Vaiano che era praticamente completamente immerso da fiammate altissime e da densissime nubi di fumo. Vi fu anche una, così per la cronaca, tra i vari eventi significativi, vi fu anche una piccola battaglia tra mezzi corazzati, tra gli inglesi e tra gli alleati e i tedeschi, quando i tedeschi usavano molto attentamente le poche risorse che avevano. Loro avevano pochi mezzi semoventi e, secondo quella che era una tattica diffusa da parte dei tedeschi, loro li muovevano in continuazione per dare l'impressione di essere molti di più di quelli che erano. Il tedesco non usava la postazione fissa. Metteva un cannone, una mitragliatrice, ma faceva altre 10 buche in modo tale da poterli spostare velocemente e far sembrare molto di più. E lo stesso loro usavano questi semoventi. Un semovente è un cannone montato su cingoli. Non è un carro armato perché non può girare il cannone, può sparare solo in una direzione. E questi cannoni, questi semoventi, i tedeschi a un certo punto li concentrarono sul cellaio. Chi conosce la zona, il cellaio è qua. Questa cartina vi fa vedere un po' il dispositivo che c'era all'epoca. Questa è la linea del Trasimeno, il rosso sono le posizioni alleate, il nero sono le posizioni dei paracadutisti tedeschi. Qui sotto prosegue anche verso Chiani, io sono fuori immagine. Quindi tutte le postazioni difensive degli alleati che combattevano e bombardavano il Vaiano. I tedeschi essenzialmente non hanno mai bombardato granché Villastrada, facevano azioni di disturbo, quindi si vede in giro per Villastrada qualche colpo ancora arrivato, la chiesa ancora ne mostra molti, qualche casa ancora c'ha buchi di schegge di proiettili, ma i danni più grossi sono ancora visibili. A Vaiano, se andate in piazza, ci sono delle case che ancora mostrano chiaramente i buchi dei proiettili. Quindi al cellaio, che è una posizione, guardate, ma sono qua, eccoci qua, quel gruppo di case che sta sotto Cimbano, qui avevano concentrato un elevato numero di artiglieria e di mitragliatrici proprio perché dovevano contrastare l'afflusso degli alleati che volevano venire. Questa è la strada usuale che
unisce Villastrada con Vaiano, questa è la strada che prosegue poi per la campagna e gli alleati potevano anche usare per aggirare e andare in questa direzione. Quindi concentrarono carri armati e mezzi corazzati al Cellaio e gli inglesi furono costretti a fare un combattimento alla pari, quindi mettendo in campo armi dello stesso calibro, stiamo parlando di cannoni di un certo pesantezza, e si posizionarono praticamente sulla collina che fronteggia Chiocchiurlotto, quindi in piena vista per essere combattuti dai tedeschi, ma anche con pieno campo libero per poter contrastare i tedeschi. Il combattimento fu violentissimo, spararono molte decine di colpi, il Cellaio ovviamente ne risentì perché fu semidistrutto, ma i tedeschi si ritirarono perché la loro tattica era disturbo, ti danneggio e poi mi ritiro perché io non ho le stesse armi che hai tu e le devo preservare. I combattimenti andarono via intensamente fino alla notte del 25. Nella notte del 25, in una pausa tra i combattimenti, i cittadini di Vaiano udirono distintamente 3 o 4 forti esplosioni. Erano le mine con le quali i tedeschi stavano facendo saltare tutte le case che stavano in corrispondenza delle vie di uscita da Vaiano, in modo tale da poter impedire al massimo l'afflusso degli alleati. Quello fu anche il segnale che i tedeschi si stavano ritirando. Tant'è vero che il 26 mattina la battaglia di Villastrada Vaiano si concluse senza ulteriori spargimenti di sangue perché i tedeschi si erano ritirati spontaneamente, quindi non vi fu un combattimento corpo a corpo all'interno del paese, ma si ritirarono spontaneamente su verso la villa in direzione di Gioiello. Alla villa si arroccarono nuovamente, vi furono altri combattimenti, ma di lì poi ci fu un deflusso tedesco su Gioiella, ulteriori combattimenti, molto condensato vi dico che poi i tedeschi si fermarono fortemente a Casa Maggiore era stata messa come una roccaforte, quindi era difesa da molti carri armati, da molti cannoni anticarro, e anche lì i combattimenti furono pesantissimi, ma lì avvenne un qualcosa che avrebbe poi determinato i destini della linea del Trasimeno. Lì cadde la linea del Trasimeno, cioè i tedeschi si resero conto a Casa Maggiore che la potenza degli alleati era tale che non sarebbero riusciti a trattenerli oltre. E in più c'era un altro elemento, il fattore tempo. Gli alleati che avanzavano lungo la strada statale erano ormai quasi a Castiglion del Lago. Gli alleati che stavano avanzando lungo la Val di Chiana ormai erano ben oltre l'Umbria, già arrivati in Toscana, e quindi loro temevano di rimanere chiusi in una sacca. A quel punto da Casa Maggiore mollarono tutto e se ne andarono verso nord, verso Foiano della Chiana, verso Arezzo. Castiglion del Lago il giorno 28 si trovò libera, 29, giorno 29 Castiglion del Lago si trovò libera senza ulteriori combattimenti, se non i soliti bombardamenti che gli alleati facevano per ammorbidire sempre i loro obiettivi nella paura di trovare sacche di resistenza. Io penso di avervi raccontato essenzialmente quello che c'è nel libro da un punto di vista militare. Non vi voglio tediare con il lato triste della vicenda, ma sappiamo tutti che quando passa un fronte tutti sparano e nessuno guarda a chi non ha la divisa, e quindi purtroppo avvennero soprattutto a Vaiano ebbe a subire molto più di Villastrada, perché come vi dicevo Villastrada ha subito la guerra combattuta per 2 giorni, Vaiano l'ha subita per 8 giorni, e a Vaiano morirono persone colpite da bombe mentre si combatteva, morirono persone colpite da fucilate mentre si combatteva, morirono persone dopo il passaggio del fronte per causa degli ordigni bellici che rimasti sul terreno, talvolta venivano manipolati senza la dovuta attenzione,
talvolta venivano urtati e quindi con esplosione. Di queste persone io nel libro ho ricostruito tutte le loro vicende personali, perché dopo tanto tempo ho scoperto che sì, ci si ricorda del nome, ci si ricorda chi era, ma non si sa più come è morta. Allora nel libro io sono riuscito a rimettere insieme tutti questi pezzetti di storia persa, così come sono riuscito a ritrovare, perché la curiosità poi di vedere i combattenti è anche riguarda anche un aspetto di ricordo di coloro che hanno combattuto e perso la vita qui, a prescindere che fossero stati o no nostri concittadini. Sono riuscito a trovare anche le storie di alcuni di questi soldati inglesi e canadesi. Dei tedeschi non è stato possibile, purtroppo, perché per accedere ai documenti tedeschi intanto c'è un grosso scoglio che è la lingua. Io non parlo tedesco ed è quindi impossibile riuscire a girare nei meandri dei musei storici, mentre per quelli inglesi e canadesi è stato più semplice. Di alcuni addirittura nel libro sono riuscito a riprodurre anche la targhetta nella quale era scritto proprio il nome della sepoltura Villa Strada. Per inciso, i nostri paesi sono circondati di sepolture militari, e anche civili. Ovviamente la signora mi ha raccontato della sua storia, essendo parente dei nostri concittadini periti nell'eccidio tedesco della Muffa, ma ci sono molte sepolture poi esumate, ovviamente, ma nel libro sono ricostruite le esatte posizioni. Così per la storia del paese va saputo che alle spalle del Parco della Rimembranza e Monumento ai Caduti, dall'altra parte della strada dove adesso c'è la villa, in quella posizione dove vedete un campo di olivi, c'era il cimitero di guerra italiano, che ha tenuto sepoltura a 49 soldati inglesi e canadesi deceduti tutti tra Villa Strada, Vaiano e Casa Maggiore. Tutte queste sepolture che sono state fatte nel momento della morte del soldato, il soldato moriva, i suoi compagni, se avevano tempo, se no quelli che venivano dietro, lo seppellivano sul posto. Nel 1945 furono poi tutti esumati e traslati nei cimiteri di guerra alleati di Orvieto e di Assisi, dove tuttora riposano. Una nota di cronaca, tanto per dare il polso di quanto fu feroce gli 8 giorni di combattimento da noi: morirono 90 soldati alleati, circa altrettanto, forse qualche decina di più, di tedeschi, e una 15 o 18 civili di Villa Strada e di Vaiano. Quindi è un numero imponente per non essere considerato un passaggio del fronte, bensì una vera e propria battaglia. Io interromperei qui, poi